Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la lezione di algebra di oggi andremo a vedere la moltiplicazione tra polinomi. Nella scorsa lezione abbiamo visto come possiamo addizionare o sottrarre due o più polinomi. Oggi proseguiamo il nostro viaggio nelle operazioni tra polinomi andando a vedere la moltiplicazione. E come primo passaggio dovremo vedere come applicare la proprietà distributiva del prodotto tra polinomi. Perché una volta che saremo in grado di fare questo, potremo procedere e calcolare il prodotto di un monomio per un polinomio ed infine di nuovo applicare la proprietà distributiva e andare a vedere il caso più prodotto tra due polinomi. È un po' come ho detto anche le altre volte, nel momento in cui sarete in grado di calcolare un'operazione tra due polinomi, la procedura potrà essere generalizzata al calcolo delle operazioni tra tre o più polinomi. Facendo tuttavia attenzione che nel caso della moltiplicazione le cose diventeranno particolarmente complesse. Ecco, parlavo della proprietà distributiva, o per essere più precisi, della proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione e alla sottrazione, che è una proprietà delle operazioni aritmetiche che abbiamo incontrato nel corso di matematica di prima media e che all'epoca non abbiamo trovato particolarmente utile perché ci permetteva di trovare un risultato attraverso un procedimento molto più lungo di quello che avremmo ottenuto seguendo una via più diretta. E giusto per capire di nuovo di cosa stiamo parlando, volevo farvi un esempio con un'espressione letterale che vedete qui, no? Abbiamo 3 più 5 moltiplicato con 2 meno 11. Ecco, normalmente cosa avremmo fatto? Noi avremmo eseguito le operazioni 5 che fa 8. 2 meno 11 che fa meno 9 e poi avremmo moltiplicato insieme questi due numeri, no? 8 per 82. Oggi invece vedremo come arrivare allo stesso risultato applicando la proprietà distributiva e quindi ricordandoci appunto cosa dice la proprietà distributiva, che ciascun addendo ciascun termine, per essere più precisi, della prima parentesi va moltiplicato con ciascun termine dell'altra parentesi, quindi andremo a fare, notate come già utilizzato i colori per distinguere poi i vari risultati, 3 per 2 che fa 6, 3 per meno 11 che fa meno 33, 5 per 2 che fa 10 e 5 per meno 11 che fa meno 55. Ora sta a voi verificare che questa somma, 6 meno 33 più 10 meno 55, faccia effettivamente meno 72. Come ho detto, la proprietà distributiva non è particolarmente utile nel caso di espressioni puramente numeriche. Lo diventa, anzi diventa fondamentale nel caso di espressioni letterali, ovvero di espressioni che contengano sia numeri che lettere. E vediamo già in questo caso del prodotto di un polinomio per un numero. Quindi abbiamo un numero, 3, moltiplicato con un polinomio, più precisamente con un trinomio. 2π alla seconda meno 11πq più 7q alla seconda. Applichiamo dunque la proprietà distributiva e facciamo 3 per 2π alla seconda. E vi ricordo le regole del prodotto di un numero per un monomio: si vanno a moltiplicare solo i coefficienti, quindi 3 6, la parte letterale π alla seconda rimane inalterata. 11πq farà meno 33πq e infine 3 per 7q alla seconda farà più 21q alla seconda e a questo punto la nostra operazione è terminata. Il passo successivo sarà applicare la proprietà distributiva per calcolare il prodotto di un polinomio per un monomio. Come vedrete, non sarà particolarmente più difficile rispetto al caso di prima, semplicemente dovremo ricordarci di moltiplicare tra di loro anche le parti letterali. Quindi abbiamo questo monomio, meno 2x, moltiplicato di nuovo con un trinomio, un mezzo x alla seconda più 7xy meno 5y alla seconda. Procediamo come nell'esempio precedente, quindi prendiamo il nostro monomio, lo moltiplichiamo per il primo termine, meno 2x per un mezzo x alla seconda. Prima di tutto moltiplichiamo i coefficienti, meno 2 per un mezzo fa meno 2 mezzi, ovvero meno 1, e vi ricordo l'1 di fronte a una parte letterale si omette, non scrive, x per x alla seconda farà x alla terza. Continuiamo, meno 2x per 7xy, meno 2 per più 7 fa meno 14, x
per x fa x alla seconda e la y la riscrivo pari pari. Infine, l'ultimo termine, meno 2x per meno 5y alla seconda, otterrò meno 2 per meno 5 farà più 10, prodotto di due numeri negativi o un numero positivo, x per y alla seconda è uguale a x y alla seconda. E come vedete, ho ottenuto di nuovo tre termini perché ho un termine moltiplicato con 3, 1 per 3 farà di nuovo tre termini. E perché vi dico questo? Perché poi quando andiamo a vedere il prodotto tra due polinomi è molto facile che nel passaggio intermedio i termini un po' vi esplodano fra le mani, perché otterrete tanti termini quanti sono i termini del primo polinomio per il numero di termini del secondo polinomio. Ora, qui abbiamo un caso semplice perché abbiamo un binomio moltiplicato un altro binomio, quindi due termini per due termini ottengono nel passaggio intermedio quattro termini. Ma pensate un attimo al prodotto tra due trinomi, 3 per 3, nel passaggio intermedio vi trovate ben 9 termini. Quindi dovrete fare particolarmente attenzione a non saltare nessun termine. Vedete, ho scritto anche qui, contate sempre i termini ottenuti. Allora, procediamo in questo caso. A più 2b per meno 5a per più 3 seconda. A per 3b fa più 3ab. 2b per meno 5a fa meno 10ab. Vi ricordo ancora una volta, è buona regola scrivere nella parte letterale le lettere in ordine alfabetico. Avrei potuto tranquillamente scrivere meno 10ba, ma poi nel passaggio successivo sarebbe diventato più difficile identificare termini simili. Infine, 2b per più 3b fa più 6b alla seconda. Non abbiamo finito qui. Questo è sì un polinomio, ma non è un polinomio, si dice ridotto ai minimi termini, perché non ho sommato ancora gli eventuali termini simili. Cominciando con il primo, meno 5 alla seconda, non ha altri termini simili, quindi lo riscrivo pari pari qua sotto. Invece, più 3ab si può sommare con meno 10ab e otteniamo meno 7ab. E infine riscrivo 6b alla seconda pari pari qui sotto. Ecco, così abbiamo visto tutti i casi possibili, almeno un esempio per ogni caso possibile, di prodotti che riguardano i polinomi. Chiaramente in classe andremo a vedere casi anche più complessi, ma per oggi è tutto. Arrivederci da Mr. Boscherini.